sull'importanza dell'agroalimentare e parliamo di Alma Vico, Centro Universitario per la Formazione e la Promozione dell'Impresa Cooperativa, e abbiamo qui il vicepresidente Piero Ingrosso. L'occasione è importante anche per salutare la presidente di Legacoop Bologna, Rita Ghedini, parte attiva di questa importante delegazione e di questa importante missione, membro della Legacoop nazionale e membro della Legacoop regionale. L'intervento di Piero Ingrosso è Think for Food, Open Innovation per lo sviluppo sostenibile nel settore agroalimentare. Grazie. Grazie Roberta, buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di fare l'intervento in inglese, quindi proverò a non fare troppi stravalcioni. Good morning everybody, my name is Piero Ingrosso. I'm vice... Buongiorno a tutti, sono Piero Ingrosso. Sono vicepresidente di Alma Vico, Centro Universitario per la Cooperazione. Sono molto contento di essere qui e vorrei mostrarvi il nostro progetto chiamato Think for Food, che è importante nel settore dell'agribusiness. Abbiamo sentito da Francesco, da Christian, come è importante l'innovazione nella filiera intera. Adesso vedremo qualche più dettaglio in più di cosa stiamo parlando, ma prima di tutto vorrei introdurvi la nostra organizzazione, che è stata fondata dall'Università di Bologna e Legacoop. Già qualche numero per darvi un'idea sul nostro lavoro: cerchiamo di collegare due ecosistemi diversi. Da una parte abbiamo l'Università di Bologna con circa 90.000 studenti, quasi 3.000 docenti universitari. Dall'altra parte abbiamo Legacoop Bologna con più di 47.000 impiegati e 2,4 milioni di membri. Non è facile cercare di connettere questi due ecosistemi, ma è molto importante. È importante per il sistema delle cooperative, perché abbiamo bisogno di innovazione, abbiamo bisogno di talenti, abbiamo bisogno di idee, ma anche abbiamo bisogno degli strumenti che possiamo trovare direttamente nel centro di ricerca, all'università, e anche dalle energie dei giovani, che questi sono uno dei nostri obiettivi principali della nostra cooperativa. Dobbiamo cercare di trovare un modo per unirci anche alle aziende in generale, per sviluppare le loro idee, le loro ricerche, i loro lavori, che molte volte sono solamente nascosti in qualche laboratorio. Quindi qual è il processo per identificare questi ecosistemi? È chiamato sistema innovativo aperto, perché non dobbiamo focalizzarsi sulle idee interne, abbiamo bisogno di vedere fuori le nostre organizzazioni. Qual è il miglior posto? Può essere l'università, con gli studenti, con i professori. Quindi l'innovazione aperta è stata un modo per stabilire una connessione, ma anche per creare un nuovo ecosistema, che è un mix dei due. Questo è uno schema molto breve per mostrarvi come possiamo lavorare, qual è per noi il nostro sistema. Ma adesso le nostre sfide principali riguardano gli OSS, perché per gli OSS le sfide passate sono interconnesse, quindi non possiamo focalizzarci su sfide in settori singoli. Quindi noi cerchiamo di collegare diversi ecosistemi, questo può essere molto importante, e quindi l'innovazione aperta può essere uno strumento importante per raggiungere gli OSS e per creare quello che chiamiamo una collaborazione interdisciplinare, una impollinazione incrociata di soluzioni. Non trovare soluzioni in singoli progetti, ma cercare di contaminare, di lavorare insieme, di impollinare in modo incrociato le idee. So che non abbiamo molto tempo, ma questo è solamente per darvi un'idea di quello che parliamo, dei nostri principi dell'innovazione e quello che chiamiamo cooperazione innovativa, che è qualcosa che è connesso a qualcosa che anche abbiamo visto nella Silicon Valley. Abbiamo trovato dei
Quindi l'innovazione è uno sforzo cooperativo. E questo è stato veramente molto interessante. Adesso torniamo a Think for Food, quindi questo è cerca di unire l'università con Lega Coop, stiamo cercando persone con idee innovative per un sistema innovativo. L'intero distretto è coperto, quindi partiamo dalla produzione, dalla processione del cibo, vendita al dettaglio, packaging, settore logistico, cibro e sostenibile e istruzione, che è importante per lavorare focalizzandosi sulle nuove generazioni in termini di istruzione. Noi utilizziamo tre strumenti per creare queste connessioni, quindi utilizziamo un call for ideas che abbiamo iniziato a Bologna con il supporto della Camera di Commercio, ma anche con le nostre cooperative. Vorrei ringraziare Coprema, ma anche Coop Italia. Abbiamo avuto molte collaborazioni, altre cooperative nell'altre organizzazioni come Impronta Etica, per esempio, o Innova Coop. Abbiamo lavorato insieme, perché quando ci focalizziamo sulle innovazioni per creare una connessione molto forte, non possiamo solamente spendere del tempo nella nostra organizzazione, dobbiamo guardare al di fuori, quindi network è molto importante, quindi call for ideas è molto importante. Poi abbiamo call for talents per l'Università di Bologna, l'abbiamo fatto durante la Startup Day, che è uno dei giorni più importanti per l'imprenditorialità studentessa, quindi cercavamo talenti, idee. E poi abbiamo l'Accademia, che in cui promuoviamo con altre organizzazioni, e le sfide sono di avere persone dalle università, dalle aziende che possano frequentare insieme degli eventi e possano condividere le migliori pratiche. E questa è l'idea della nostra Accademia. Coming soon, grazie a Coop for Food, Lega Coop, Produzione Servizi, NCC, stiamo lavorando su un nuovo progetto che è chiamato Coop for Food. Stiamo cercando di arrivare a livello nazionale e portare a livello nazionale Think for Food, quindi è uno sforzo di team. Stiamo cercando di coinvolgere diverse cooperative in intero paese che arrivano da diversi settori, per cercare di focalizzarci nell'istruzione, nella formazione, per trovare nuovi modi per aprire l'innovazione, per trovare soluzioni per poter raggiungere uno o più degli OSS. Per ultima cosa vorrei farvi vedere un video per darvi un'idea sui talenti che stiamo cercando, e in particolar modo vi condivideremo con voi l'esperienza dell'Adaptronics dell'Università di Bologna, che si focalizza sul il packaging sostenibile. Hanno vinto l'ultima edizione del Team for Food, hanno vinto altri premi nella regione Emilia-Romagna e qualche mese fa hanno vinto il premio nazionale per l'innovazione. Questo può ancora dimostrare quanto è importante il networking e condividere le esperienze. Quindi vi lascerò vedere questo video e grazie mille per la vostra attenzione. Adaptronic è una startup per creare delle sensorizzato per renderlo più intelligente e quindi ottimizzare tutto il settore della logistica. Con questo principio fisico noi riusciamo a creare dispositivi che riescono a prendere il pacco, riusciamo quindi a manipolarlo in maniera ottima e quindi vogliamo, insomma, ripensare un po' tutte le tecnologie per la manipolazione del pacco, senza utilizzare compressori per le prese a ventosa, che sono ingombranti e pesanti e non li posso trasportare, e oppure gli elettromagneti, che consumano molta energia e non li posso usare in robot che vanno ad esempio a batteria. Adaptronics inoltre, con lo scotch sensorizzato,
crea una tecnologia che è biodegradabile, perché questi scotch che noi creiamo sono basati su carta, ossia sono scotch di carta con un'elettronica stampata a base organica, ossia a base carbonio, che posso riciclare. Quindi una volta che diciamo il pacco ha fatto la sua funzione di trasportare o di essere chiuso con questo nostro scotch, dopo aver letto le informazioni da questo scotch sensorizzato, posso buttarlo via nella carta e attivare anche strategie di economia circolare, in quanto leggendo le informazioni dal pacco che adesso è sensorizzato, posso sapere se posso riutilizzarlo o se lo posso mandare al macero. Abbiamo scelto di chiudere, di stoppare un pochino prima il video, perché vorremmo cercare di recuperare un po' di tempo. Le esperienze sono molte, io adesso